E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Se vedete che sto in questa posizione strana è perché sto tenendo la webcam con le mie mani. Guarda. Ma tanto è giusto per fare una brevissima intro per dirvi di cosa parlerà questo video, che praticamente parlerà di... non di mio figlio qui sopra, ma della pubertà che non mi lascia mai. Ma ho finalmente provato il vanilla. E quindi tramite questo breve video, insomma, vi mostrerò i miei primi minuti per voi e le mie praticamente, la mia praticamente ora e mezza quasi di gioco. Ovviamente non è che vi potevo fare un minuto, un'ora e mezza di video, oppure nemmeno 40 minuti, perché sarebbe stata una rottura di coglioni. Quindi ve l'ho fatta un po' più breve, un pochino più simpatica. Insomma, vi ho fatto vedere proprio i momenti salienti, se così vogliamo chiamarli. Fatemi sapere cosa ne pensate, se qualcuno di voi sta giocando in vanilla e cosa appunto sta provando, le sensazioni eccetera. Fatemi sapere tutto nei commenti. Io vi lascio il video in cui c'è un po' di parlato sotto, ma la webcam non la uso e ho lasciato proprio l'audio del gioco, tranne in una brevissima parte alla fine, proprio per far capire un po' l'atmosfera che gira intorno al vanilla eccetera, lasciando appunto solo la mia voce. Detto questo, io vi saluto ragazzi e vi lascio al video. E eccoci qua ragazzi, come avete potuto vedere già il login screen e la creazione del personaggio è molto diversa rispetto all'attuale Battle for Azeroth, principalmente perché ci sono molte meno razze e classi da scegliere per ovvi motivi. Per quanto riguarda il filmato iniziale di Stormwind è penso l'unica cosa che è rimasta pressoché identica. Andando avanti passiamo direttamente ai fight e guardate il mana come cala all'istante, è una cosa scandalosa da concepire oggi, perché quasi ogni mob... se siete di caster, come in questo caso che sono un mago, dovrete fermarvi a reccare. Per fortuna io più in là prenderò poi l'abilità di craftarmi tutti i mangiarini e reccare senza nessun tipo di problema. Una volta fatto livello 2 si va dal nostro trainer di fiducia a prendere tutte le spell che ovviamente non compaiono nella barra, ma bisogna sia andare dal trainer appunto e sia comprarle. E più in là questa cosa diventerà molto molto dispendiosa, ve lo assicuro. Intanto le quest vanno avanti e andiamo avanti anche con i mob, passando ai Defias, che diventeranno dei mob aggressivi. E qua infatti già ho iniziato un po' a bestemmiare, specialmente quando mi sono ritrovato un po' a grarne due insieme, che appunto per un mago è un po' un problema, visto che gli attacchi melee mi aprono. Fin dalla quest ho usato la Hearthstone per tornare, vi prego di notare la lunghezza del cast, che se non sbaglio sono 10 secondi, cioè un disastro. Continuo intanto a migliorare le mie spell, perché se non vengono aumentate vi ritroverete a fare 0 danni ai mob, e quindi mi raccomando fatelo sempre e dateci un occhio. Una particolarità è che non c'è la condivisione dei mob, quindi se un altro player attacca per primo, il loot e la kill per la quest andrà a lui. Intanto vediamo che vista la difficoltà di questo mini boss ho deciso di fare parte con un tizio random che ho incontrato, così da rendere le cose un pochetto più semplici. Purtroppo però dopo me ne sono approfittato perché lui, tutto tranquillo, si è aggrato mezzo mondo, io mi sono salvato. Ma vabbè, questi dettagli. Finita questa quest appunto di questo mini boss, sono andato avanti e mi sono ritrovato a fare l'ultima quest che comprendeva l'uccisione dei soliti kobold dentro la solita miniera. Andare a consegnarla e per poi dirigermi verso Goldshire, dove parte una magica musichetta da festa, che è derivata dalla presenza appunto al Dark Moon Fire Festival. Well,
Ne approfitto per andare dall'inkeeper e spostare la mia redstone qua per questioni ovviamente di comodità. Prendo tutte le quest del caso in loco e inizio la mia avventura in questa nuova porzione di mappa. Da qui in poi, ragazzi, vi lascio a un puro gameplay con una musichettina di sottofondo perché ho già parlato abbastanza. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre e buona visione.